vi devo annunciare un cambio di programma e potremo ascoltare l'intervento di Dario Fabbri in collegamento video e non fisicamente qui con noi a Palazzo Ducale, come era previsto appunto dal programma. Un impegno improvviso lo ha trattenuto a Roma e si scusa e non potrà essere fisicamente qua con noi. E Dario Fabbri parlerà comunque, come previsto, sul tema storia e ideologie. Si chiederà quanto le visioni del mondo, i sistemi di idee, di modalità interpretative abbiano influenzato gli avvenimenti storici, cioè se esista un rapporto di causazione tra appunto le ideologie e gli eventi che si sono succeduti nella storia, oppure all'opposto, se siano state proprio le ideologie ad essere state assunte dopo che gli avvenimenti si sono verificati, quasi fossero una sorta di giustificazione dell'azione. Diego Fabbri, lo conoscete, è un esperto di geopolitica, un analista che è diventato in queste settimane un volto conosciuto della TV dopo appunto la guerra e il conflitto in Ucraina. E ha scritto, scrive su numerose riviste italiane e internazionali e sono in uscita due libri appunto nei prossimi giorni, La guerra in Ucraina per Mondadori e Il gioco del mondo, sono lezioni di geopolitica. Lascio la parola senz'altro a Dario Fabbri e vi auguro un buon ascolto. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Salva, mi sentite bene? Mi auguro di sì. Dispiace, come detto, non poter essere lì, era ovviamente mia intenzione, purtroppo degli impegni che mi trattengono a Roma, ma sono comunque contento di realizzare questo mio intervento da remoto, quindi di esserci lo stesso, ecco. Il tema che vorrò trattare in questo caso è quello di storia e ideologia, cioè proveremo a capire che cosa, come le ideologie, cioè che poi essenzialmente è l'impianto delle idee quando diventa qualcos'altro, quando diventa uno strumento della, non solo l'ideologia può essere applicata a qualsiasi cosa, ma di oggi parleremo come strumento di una potenza, perché questa o quella potenza sceglie in una specifica storia, fase storica, questa o quella ideologia. Quindi proveremo a capire essenzialmente questo. Ci chiederemo come e perché appunto viene scelta un'ideologia, facendo degli esempi storici e provando a capire se è soltanto il potere delle idee, cioè dell'idea in sé, che seduce evidentemente chi poi la prende, la adotta e poi la applica, oppure se ci sono ragioni, a volte anche inconsce, a volte inconsapevoli, che di questa o quella potenza, che a questa o quella potenza consente di prendere questa o quella idea, cioè di utilizzare questa o quella ideologia. Perché noi abbiamo l'impressione essenzialmente che o in alcune fasi della storia un'idea sia diventata strumento di una potenza, quindi si sia fatta ideologia, qui attenzione, utilizzerò ideologia soltanto in questa maniera, non c'è una accezione valoriale positiva o negativa del termine ideologia. Noi spesso lo utilizziamo in senso negativo, cioè fare ideologia essenzialmente vuol dire essere maldisposti a qualsiasi cambiamento, maldisposti ad un'analisi più approfondita, mantenere un punto specifico, eccetera. Ma qui tutto ciò che significherà ideologia nella sua distinzione pura da idea è appunto un'idea che diventa uno strumento, che si fa uno strumento di uno Stato, di una potenza, che viene adottata in quanto tale perché questa può tornare utile per alcuni scopi, per alcuni fini strategici o geopolitici che la potenza in sé di cui stiamo parlando si pone, che tende ad adottare. Dicevo, l'impressione, così guardando un po' la storiografia classica, è che le idee vengono scelte per la loro importanza, per la loro bellezza, perché affascinanti, perché utili, perché intelligenti. E certamente c'è tutto questo. Un'idea deve avere per forza una sua cogenza sulle persone che l'ascoltano e che poi l'abbracciano. Cioè le deve evidentemente rendere interessate. E poi deve portarci a cambiare il modo di vedere le cose. Il punto è che tutto questo però vale soprattutto per gli esseri umani, perché, attenzione, le nazioni sono composte soltanto di esseri umani. Quindi, sebbene in una forma aggregata, più o meno un'idea si può applicare e può sedurre nella stessa identica maniera in cui seduce essenzialmente gli esseri umani singoli.
È vero però che quando parliamo di un'aggregazione ci sono anche altre motivazioni che non sono soltanto quelle dei singoli, che un'aggregazione, che sia poi una nazione, una comunità, una collettività, un impero, hanno esigenze diverse rispetto al singolo. E quindi l'idea da sé non basta, nella sua purezza deve per l'appunto incastrarsi in uno specifico periodo storico, condurre al perseguimento di alcuni obiettivi specifici, altrimenti non può essere adottata esattamente così com'è, cioè non può essere presa per quello che è e basta. Proviamo a fare degli esempi. Gli esempi che storici, poi analizzando i casi insieme a voi, che vi voglio sottoporre, a cui voglio introdurre oggi, sono degli esempi molto diversi fra di loro. Essenzialmente tre esempi. Il primo è quello del cristianesimo, cioè proviamo a chiederci perché l'impero romano, con l'editto di Milano del 313 d.C., accoglie il cristianesimo e poi successivamente lo trasforma in una religione di Stato. Che cosa ha convinto in quel momento l'imperatore Costantino, nel caso specifico, ad adottare l'editto di Milano, nella parte ovviamente occidentale Costantino, poi c'era l'imperatore Licinio per quella orientale, insomma. Firmato a Milano e capiremo perché questo editto concesse a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di venerare chi volessero, che poi apre la strada all'ingresso del cristianesimo nell'impero romano e anche nella civiltà occidentale come religione poi successivamente maggioritaria di Stato. Quindi ci chiederemo perché tanto la rivoluzione americana quanto la rivoluzione francese abbiamo adottato uno schema universalistico che è centrato peraltro sui diritti umani, cioè sul riconoscimento di diritti per tutti gli esseri umani sparsi per il mondo, quindi con un piglio chiaramente universalistico. Perché proprio questa ideologia? Perché proprio questa ideologia in quelle due rivoluzioni, perdono. E poi ci chiederemo perché il comunismo abbia attecchito tanto in Russia, quindi trasformandola in Unione Sovietica, quanto in Cina trasformandola in Repubblica Popolare. Quindi, come vedete, casi molto distanti e distinti fra loro, ma che ci servono, a mio avviso, a introdurre le ideologie in un contesto di tipo geopolitico, a capire di che cosa si sta trattando. Perché, dicevo, nella storiografia classica c'è questa assenza, cioè l'assenza di una spiegazione che vada oltre la mera idea, cioè nel senso come è possibile che un'idea di per sé diventi poi idea di Stato? Cioè questo è ciò che vogliamo spiegare o comunque proviamo a spiegare qui oggi insieme, su cui vogliamo interrogarci, perché non tutte le idee, come immagino siete d'accordo, quelle eccezionali, affascinanti, eccetera, non per questo diventano un'ideologia di Stato, non per questo si trasformano nel canone di una comunità, nel motore stesso, nello strumento della sua azione. Un'ideologia è un'idea che si fa strumento dell'azione di una comunità, ma quando? Perché? Prendiamo per l'appunto come primo caso, in ordine cronologico, quello del cristianesimo. Nel 313, dicevo, con l'editto di Milano, il cristianesimo ottiene la libertà di culto all'interno dell'impero romano, sia d'Occidente che d'Oriente, ma il cristianesimo nasce come filiazione dell'ebraismo, come arcinoto, e dopo una lunga fase di persecuzioni subite soprattutto a Roma, improvvisamente, si fa per dire dopo qualche secolo, viene adottato come religione legale, come possibile religione, fino a trasformarsi successivamente nella religione di Stato, tanto dell'impero romano quanto che del suo successore diretto, ovvero lo Stato, poi successivamente che chiameremo come pontificio, prima il patrimonio di San Pietro, eccetera. Ma che cosa ha determinato tutto questo? Se noi immaginiamo l'impero romano nel IV secolo d.C., scopriamo che aveva come principale criticità l'essere troppo grande, cioè troppo eterogeneo, al punto che già da un po' era stato diviso amministrativamente. Ma la criticità più grande al suo interno era dovuta alla differenza, alla eterogeneità delle etnie, dei popoli che lo componevano, che ormai erano troppi e soprattutto non professavano tutti la medesima religione. Non erano tutti di religione politeistica greco-romana, che era stata fino ad allora la religione di Stato, quindi una declinazione romana della religione dei greci,
centrata anche molto sulla Dea Roma, quindi quasi autocefala nel suo esistere, e che fino a quel momento aveva garantito, meno lo aveva fatto per qualche secolo, una funzionalità all'interno dell'impero. E quando però l'impero si allarga e diventa molto grande, e soprattutto molto eterogeneo, e vive una fase di decomposizione del suo costume, la religione dei padri, come la chiamavano i romani, che nient'altro era, come detto, la mutuata religione greco-romana, non basta più. Perché non basta più? Perché il rapporto che la divinità intratteneva con i singoli esseri umani non era più in linea con l'universalismo che l'impero romano voleva perseguire. Perché il rapporto tra le divinità greco-romane e l'essere umano, insomma, chi ha frequentato un po' di studi classici lo sa, è un rapporto estremamente terreno. C'è lo scontro, l'invidia degli dèi, la competizione tra esseri umani e dèi, c'è anche una profonda ingiustizia in alcune circostanze, l'egoismo della divinità, eccetera, che se poteva servire, perché compreso facilmente nel mondo greco-romano, ed aveva avuto una sua pregnanza, soprattutto nella religione quella civile, religione romana, nelle epoche passate, non poteva più da qualche secolo, in realtà, come sempre questi processi sono molto lunghi, tenere insieme un impero così grande che aveva dentro di sé popolazioni troppo diverse sul piano etnico-razziale, che non professavano per nulla la religione politeistica greco-romana e che avevano altre idee in testa, essenzialmente. Si diffuse allora questa piccola religione, inizialmente di una setta, di fatto che era il cristianesimo, fino ad ascendere i massimi livelli, come abbiamo visto. Ma perché allora viene adottato proprio il cristianesimo? In quel momento viene adottato il cristianesimo perché il cristianesimo ha un piglio universalistico che è fondamentale, che diventa perfettamente funzionale per l'impero di Roma, che all'epoca era un impero universale, universalistico in un certo qual senso. Quindi ci si trova essenzialmente a scegliere una religione così perché anzitutto nel suo senso poi greco di cattolichea ha un elemento universale, quindi tutti possono abbracciare la religione. E se tutti possono abbracciare la religione cristiana, evidentemente tutti possono abbracciare l'impero romano, che di quella religione ha fatto la sua dottrina di Stato. E poi dicevo del rapporto della divinità che intrattiene con i singoli cittadini. Beh, il rapporto che intrattiene con i singoli cittadini è un rapporto importante, perché non è più quel rapporto conflittuale, acceso, umano, così antropomorfo, senza dubbio nella sua raffigurazione, ma anche umano nel suo dipanarsi tra la divinità e il singolo individuo. Il rapporto che c'è tra, come noi ben sappiamo, anche chi non è religioso, certamente conosce la dottrina cristiana, il rapporto che c'è tra Dio e gli esseri umani nella religione cristiana è molto diverso, c'è cioè un rapporto di misericordia, di attenzione. Essenzialmente ciò che trasmette all'impero romano quella religione, oltre all'elemento universalistico che la religione greco-romana non poteva avere, per cui era troppo grande l'impero per saziarsi di quella religione, trasmette anche quel senso di appartenenza tra l'individuo e la divinità. Quindi gli abitanti dell'impero romano sono in diretta sintonia con la divinità, è come se si trasformassero in un certo qual senso, in un modo improprio, come nell'impero prescelto. Per questo che poi il cristianesimo viene selezionato a livello politico, lasciando perdere poi la sua dimensione spirituale, ovviamente questa è un'altra storia di cui oggi non ci occuperemo, ma a livello geopolitico, il cristianesimo a Roma viene scelto per queste due caratteristiche, perché rendeva universale la pretesa che già era insita nella Pax Romana e che si era sbiadita, anche perché stava venendo meno il motore religioso, che invece il cristianesimo rilancia con la sua, col suo piglio universalistico, e seconda ragione perché il rapporto con la divinità che i singoli individui avevano all'interno di questo schema era un rapporto di misericordia, quindi di comprensione. Non c'era quello scontro che poteva essere anche pericoloso in seno alla costruzione del resto, scusate, dell'impero. Spengo il cellulare che ha deciso di vibrare proprio adesso. Purtroppo. Ok. Cioè, quindi le ragioni sono esattamente queste. Sono ragioni, come vedete, anche di natura geopolitica, evidentemente, quelle che poi consentono di
di far scegliere questa o quella ideologia. Ma vediamo altri esempi, che possono anche questi tornarci utili. Dicevo, dopo il cristianesimo, facciamo un balzo di qualche secolo, di più di qualche secolo, arriviamo alla fine del Settecento, quando due rivoluzioni pressoché gemelle, certamente parallele, quella americana e quella francese, sviluppano una forma di nuovo universalismo, quindi una nuova ideologia, molto simile, centrata sui diritti di tutti gli esseri umani. Siamo, se vogliamo fissare, al 1776, la rivoluzione americana, non è mai semplicissimo, ci sono diversi eventi che la determinano, certamente è più semplice fissare al 1789 quella francese. Siamo veramente a pochissimi anni di distanza e la genesi di queste due rivoluzioni è molto simile, sebbene diversissima poi nel suo sviluppo e nei suoi artefici. Cioè, siamo davanti a due rivoluzioni di tipo borghese, si dice, cioè in cui non è la nobiltà che compie, peraltro raramente, se non mai, una rivoluzione, in quel caso non si parla di rivoluzione, è la classe media, la borghesia di allora, che vuole rovesciare l'ordine costituito e quindi pensa di rovesciare la monarchia. Evidentemente questo genera una rivolta, una rivoluzione, come sappiamo, che è guidata soprattutto dai padri fondatori americani, come vengono ancora chiamati, invece dai teorici dei lumi per quanto riguarda la Francia. La rivoluzione americana ha una genesi negli artefici diversa, come ovvio, rispetto a quella francese. Si tratta infatti dei primi coloni, tutti britannici inizialmente, che attraversano l'Atlantico, a partire dal 600 si trasferiscono nel Nuovo Mondo, diventano appunto coloni con un impianto profondamente religioso nel loro esistere, e quindi si installano dall'altra parte dell'oceano credendo di fondare un nuovo mondo in sintonia con Dio e tutto ciò che sappiamo. Erano ferventi religiosi i coloni, ma chi erano in particolare? Erano di matrice soprattutto calvinistica, erano discendenti dell'anabattismo, così anche come i quaccheri, i presbiteriani nel caso degli scozzesi, che lasciavano la madrepatria, soprattutto per quanto riguarda gli inglesi, perché avevano perso la rivoluzione, quella che aveva visto poi protagonista Cromwell, c'era stato il ripristino della monarchia in Inghilterra e anche il ripristino di una religione, quella che aveva sostituito quella cattolica, cioè la religione anglicana, un'altra religione autocefala che aveva edatto il sovrano alla testa della stessa religione, che era considerata da questi protestanti che stavano per lasciare la madrepatria una religione fin troppo cattolica, sebbene non riconoscesse più il Papa. E allora ciò che compiono i coloni è andarsene. Lasciano, per queste ragioni, vogliono costruire una loro società, sono stati sconfitti in una cruenta rivoluzione, lasciano l'Inghilterra. Prima di partire, nella città di Southampton, un famosissimo discorso, un sermone in particolare che terrà un avvocato, John Winthrop, utilizza un termine che si trova nelle Sacre Scritture, una locuzione, quella che racconta la città su una collina. Cioè dice, noi dobbiamo essere la città sulla collina, dobbiamo attraversare l'oceano e diventare cioè un modello che tutti possono vedere, un modello per l'intero pianeta, non soltanto per la nostra società, ma decisamente qualcos'altro. Quindi già questo è un segnale, i coloni, quelli che sarebbero stati i futuri coloni, questi emigranti inglesi che se ne andavano, non avevano in testa di creare una piccola comunità o una comunità minore, hanno già in testa di creare una comunità che fosse esempio per l'intera ecumene. E infatti quando arrivano, dopo qualche decennio, quasi un secolo e mezzo, a compiere poi la rivoluzione che li allontanerà all'epoca da Re Giorgio, che era la testa dell'Inghilterra, la società che creano è una società che ha al suo centro un'idea, come dire, universale, ma religiosa allo stesso tempo. Non a caso si prende un passaggio biblico per raccontare questo momento. Ed è un'idea universalistica che è rappresentata in maniera molto chiara. Da che cosa? Dal fatto che la rivoluzione americana coincide con un'espressione, quella universale, per quanto riguarda il riconoscimento degli esseri umani come tutti uguali, anche se poi sappiamo che nella pratica questo non era vero, specialmente in Nord America, dove la schiavitù rimarrà ancora molto tempo, ma nella,
nella sua enunciazione, formalmente i soggetti dei rivoluzionari riconoscevano gli esseri umani come tutti uguali e a questi riconoscevano medesimi diritti. Quindi si creava un universalismo che era sconosciuto fino ad allora, appunto, creato da questa nuova società americana, pensato esattamente in questo modo, che conduceva oltre i suoi confini questa nascente, embrionale società che poi sarebbe diventata gli Stati Uniti d'America e che aveva già dentro di sé questa spinta. Vedete, una storia peculiare, ci torneremo. Vediamo invece qual è la storia della rivoluzione francese. Che questa è una rivoluzione borghese, cioè fatta dalla classe media, diremmo oggi con un termine che allora ovviamente non si usava. La borghesia francese, che era probabilmente la più ricca e sofisticata del pianeta, ma aveva all'epoca poco peso politico rispetto alla sua taglia, come ben sappiamo, compie la rivoluzione, rovescia la monarchia, uccide il re, anche se Macron sostiene che non lo volessero fare apposta, crea la Repubblica, poi diventerà qualche cos'altro, si tornerà all'impero, poi si tornerà alle varie repubbliche francesi fino ad oggi. Anche allora, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, di matrice eminentemente illuministica, la Francia riconosce un universalismo evidente a tutte le popolazioni, che era anche il proprio. E un po' come capitava negli Stati Uniti, questo universalismo nasce dal riconoscimento dei diritti di tutti, cioè un universalismo che era direttamente umanitario, che non aveva altre giustificazioni se non queste, era umanista e umanitario, diremmo oggi, e che era molto simile, se non identica, a quello dei coloni statunitensi qualche anno prima. Certo, i due casi hanno anche una grande differenza, perché se è vero che, come è capitato in Occidente, entrambe queste religioni eliminano la Chiesa dalla vita sociale, cioè c'è una divisione netta tra Stato e Chiesa, perdono, dalla vita politica, cioè una divisione netta tra Stato e Chiesa, almeno sulla carta, ma anche oltre la carta negli Stati Uniti e in Francia, però negli Stati Uniti la religione resterà, a differenza della Francia che poi arriverà in una forma di ateismo o quasi, o perlomeno nella sua dottrina statale, però la divisione c'è in entrambi i casi tra Stato e Chiesa, sebbene gli americani, come detto, rimangano più religiosi, molto più religiosi dei francesi. Perché allora in due contesti così diversi entrambi scelgono come ideologia per veicolare la loro nuova potenza, un'ideologia di questo tipo, universalistica, legata ai diritti umani? Beh, perché entrambe queste due nuove società che nascevano sul piano geopolitico non avevano più quegli elementi che avevano costituito la loro narrazione precedente, che erano serviti loro, ma avevano soltanto qualcosa da inventare. In particolare avevano perso che cosa? La monarchia. Senza grandi evidentemente nostalgie, visto che erano stati loro a scappare o a rovesciare. Ma la monarchia garantiva, ad esempio la monarchia francese, era protettrice di per sé della Chiesa Cattolica e quindi era universalistica per eccellenza, in quanto protettrice del Papa doveva essere considerata per forza universale. Così gli inglesi perdono quella vocazione che era meno universale della monarchia francese, ma che certamente andava oltre il suo territorio costituito dalla monarchia inglese, che a più riprese poi domina le isole britanniche, che va anche oltre verso il continente quando vi riesce. Orfani di questa costruzione ne devono inventare un'altra ideologia che serve ai loro interessi, che è quella di essere due nazioni che si sentivano magnificate, cioè che avevano diritto a grandi risultati, cioè non dovevano stare soltanto nei loro confini, dovevano pensarsi oltre i loro confini. E la dichiarazione dei diritti dell'uomo in Francia, ma l'idea umanitaria comunque universalistica presente anche nella rivoluzione americana, servono esattamente a questo proposito, a dire: noi rappresentiamo l'umanità, noi rappresentiamo tutti, non rappresentiamo soltanto noi stessi, questo non esiste. In quanto rappresentanti di tutti siamo delle grandi potenze, cioè il veicolo ideologico serve a questo, a dire: noi siamo una grande potenza e possiamo parlare a nome di tutti. Allora, se possiamo parlare a nome di tutti, dovete unirvi a noi. E le due ideologie servivano esattamente a questo, avevano questa funzione, e per questo anche in contesti diversi, sebbene hanno in comune il fatto di essere rivoluzioni borghesi, viene adottata questa forma di universalismo che è evidentemente diversa, almeno per come la immaginiamo oggi, ma è ancora la base, ad esempio, della narrazione americana, e non solo, anche della capacità di azione degli Stati Uniti in giro per il mondo. Quindi l'idea che
i diritti umanitari siano da difendere, siano da difendere in tutto il pianeta, è un'idea molto diffusa ancora oggi nella politica estera americana, sebbene un po' meno di ieri, così come se ne sente investita tuttora la Francia. Quindi sono ideologie che permangono, che durano oltre il contingente, che diventano qualcos'altro, ma rimangono lo stesso e vengono utilizzate come in precedenza. Per questa ragione, per avere il mondo come obiettivo finale, come termine peraltro della rivoluzione borghese. Quindi vediamo, l'universalismo dei diritti dell'uomo viene scelto in questa maniera da americani e francesi più o meno in maniera identica, appunto, e nello stesso lasso temporale. Un altro caso diverso è quello della rivoluzione iraniana del 1979. Perché? Anche quella è una rivoluzione che ha molto in comune con quella francese e con quella americana. Perché è una rivoluzione borghese, fatta in larga parte dagli studenti e dalla classe media di Teheran e delle principali città, siamo nel 79, come detto, che rovescia lo Shah, cioè rovescia il monarca assoluto della dinastia Pahlavi e instaura una repubblica. Fin qui, come vedete, le similitudini con la rivoluzione francese e quella americana sono molto grandi, gigantesche, se aggiungiamo il fatto, come detto, che chi muove la rivoluzione poi sono soggetti della classe media, e quindi allora tornano in maniera eccezionale i conti con l'esempio francese e con l'esempio americano. Ma ciò che succede come frutto della rivoluzione iraniana è qualcosa che dall'altra parte non è successo. Cioè, se da noi queste rivoluzioni hanno condotto ad una separazione netta tra Stato e Chiesa, questa separazione, non con la Chiesa ovviamente, ma con la religione si intende, in Iran non si registra, anzi si registra il contrario. È l'unico caso di rivoluzione borghese in cui lo sviluppo è una teocrazia, cioè invece di allontanare la religione dalla come ideologia applicata allo Stato, la rivoluzione iraniana la tiene per sé, cioè trasforma in Repubblica Islamica, non a caso, il nuovo soggetto che nasce, che ha alla sua testa un ayatollah, quindi un religioso islamico, e che si chiama appunto Islamica, la stessa Repubblica nella sua dizione. Perché questo? Perché si verifica in Iran l'approccio ad una ideologia che da noi invece non è stata mantenuta, cioè quella religiosa, dopo la rivoluzione borghese? Perché lì invece sì? La risposta che se ne dà è, con un tono evidentemente valoriale e peggiorativo, perché erano più arretrati di noi, ma queste sono sciocchezze che si può anche discutere se lo fossero, non so poi su quale parametro, ma certamente lo erano sullo sviluppo economico, lo erano sullo sviluppo civile per come lo intendiamo noi. Ma l'ideologia non è che si scelgono in base allo sviluppo, almeno non soltanto. Ciò che determina questa scelta da parte iraniana è il fine ultimo di ciò che pensano di dover essere. Cioè credono da sempre di essere un impero, gli iraniani, i persiani prima di loro, i medi, gli achemeniti, tutti quelli che volete, hanno sempre avuto un'idea molto precisa di essere un impero. Quindi di avere bisogno di una ideologia che vada oltre, come tutte le ideologie imperiali, lo spazio di appartenenza. E l'avevano avuta durante lo zoroastrismo, una forma di ideologia universalistica. Lo zoroastrismo, con le sue derivazioni, si era diffusa la religione di Stato in Persia, si era diffuso anche in Occidente, appunto con le sue derivazioni, ed era un'ideologia che aveva una sua matrice universalistica. Quando nel basso Medioevo gli arabi convertirono con la forza i persiani all'Islam, quindi abbandonando lo zoroastrismo, per alcuni secoli questo resta così come è stato imposto inizialmente alla popolazione, cioè rimane nella sua forma sunnita, che faceva dunque appartenere l'Iran al Medio Oriente allargato, come se fosse un paese dei tanti. Ricordiamoci che gli iraniani non sono arabi, ovviamente, anzi sono una popolazione indoeuropea, e come tale hanno più in comune con noi, come popolazione indoeuropea, che non con gli arabi, cioè una popolazione semitica, anche se a noi sembra esattamente il contrario, cioè noi siamo convinti che i persiani siano quanto medio orientali, molto simili agli arabi, scrivono peraltro in alfabeto arabo, ma culturalmente come lingua il farsi, la lingua persiana, una lingua indoeuropea che è molto più vicina all'italiano, per capirci, che non all'arabo, non che si avvicina all'italiano, ma è più vicina all'italiano che all'arabo, col quale non ha nessuna radice in comune o quasi. E allora, tra il XV e il XVI secolo, gli iraniani, che all'epoca erano ancora soltanto persiani,
soffrono il fatto di aver abbracciato con la forza, poi successivamente col sentimento, come sempre succede, la religione musulmana, e che fossero sunniti come gli arabi o anche come i turchi. Quindi immaginano di rovesciare questo paradigma, trasformano la religione musulmana che avevano in una propria declinazione, cioè introducono lo sciismo, diventano un grande paese sciita. Questo serviva a che cosa? Non è la scelta dello sciismo, non è una scelta soltanto spirituale, evidentemente. Serviva a distanziare l'Iran dai paesi della regione, a ribadire che erano persiani e avevano diritto ad una sovranità propria, proprio nel momento in cui per secoli poi la Persia sta sotto dinastie, soprattutto turciche e turcofone, estranee prima di aver subito la dominazione araba, come detto. Lo sciismo doveva servire proprio a questo, ad instillare un nuovo sentimento nazionale. Quando si arriva al 79, quella che sarà la futura Repubblica Islamica pretende un grande posto per sé nella storia e nelle relazioni internazionali. Crede di essere stata troppo vicina all'Occidente, in particolare agli Stati Uniti, da cui si vuole allontanare, ed immagina allo stesso tempo di inventare, per così dire, qualcosa che sia oltre anche la religione d'appartenenza, o almeno pensa di farlo. Cioè, ed è la ragione per cui una rivoluzione borghese come quella iraniana dà frutti diversi rispetto ai nostri, che la popolazione sceglie la religione perché la teocrazia islamica serve all'Iran, nel momento d'espansione, di dire a tutte le popolazioni che ha intorno, che le sono estranee sul piano culturale ed etnico, che devono stare con loro in quanto panislamici. Perché tutti gli imperi, vedete, non possono esistere soltanto per costrizione, per violenza, devono poi sedurre comunque la popolazione. E il modo per sedurre era esattamente questo, cioè raccontarle essenzialmente che dal momento che si faceva parte, popolazione non iraniana, intendo gli imperi, dentro per esempio l'Iran ha un grandissimo numero di azeri, che sono turcofoni, ma anche i baluci, agli arabi, agli armeni, eccetera, dire a questa popolazione che dovevano stare con gli iraniani, tranne gli armeni, che sono cristiani, per ragioni religiose, panislamiche appunto, vuol dire non conta niente che siamo persiani, con i quali non stareste mai, ma conta che siamo islamici, e quindi in quanto panislamici, addirittura alla testa di una teocrazia, voi dovete stare insieme a noi. Voi capite che questo è un approccio che fa scegliere ad una rivoluzione borghese come quella iraniana una soluzione che è molto diversa rispetto a quella che hanno preso francesi ed americani. Da ultimo, questi circa 10 minuti abbondanti che mi rimangono, volevo raccontarvi un altro caso storico che vi ho accennato, cioè quello del comunismo, per come ha attecchito in Unione Sovietica e per come ha attecchito in Cina. Diciamo che spesso nella storiografia non ci si interroga come questa ideologia abbia preso da quelle parti. Sembrerebbe nel racconto che i rivoluzionari russi si fossero innamorati del comunismo, così gli piaceva l'idea, era un'idea maggiormente giusta dal loro punto di vista e la applicano. Ma c'è qualcosa che non torna, non fosse altro perché il comunismo è un'ideologia profondamente occidentale, è stata creata da un filosofo come Karl Marx, che era un tedesco ovviamente, ma è un tedesco occidentale, ha un passo dal Reno, eccetera. Strano che una popolazione così indipendentistica come quella russa e anche imperiale avesse adottato, anche attraverso la sua classe intellettuale si intende, una ideologia così occidentalista. C'era evidentemente qualcos'altro. Se poi aggiungiamo il fatto che il comunismo poteva soltanto attecchire, secondo lo stesso Marx, laddove esistesse una società industriale, non aveva senso che attecchisse in Russia dove non c'era l'industria, non c'era niente, c'era soltanto l'agricoltura come principale sostentamento della popolazione. Allora perché scelgono un'ideologia che non era, utile allo sviluppo del paese e non era dentro la cultura del paese in quanto così occidentale? La scelgono per ragioni geopolitiche, perché il dramma dell'impero zarista, quello che precede l'Unione Sovietica, era un po' come l'impero romano, era troppo eterogeneo. Aveva all'interno di sé troppe etnie, troppa popolazione che avevano molte religioni diverse. Questo aveva portato ad un dilaniarsi interno che era apparso evidente durante la Prima Guerra Mondiale, che proprio durante la quale il 17 scoppia la rivoluzione e che la Russia perde malamente prima di trasformarsi in Unione Sovietica.
Questa lezione, cioè un paese troppo eterogeneo, soprattutto a causa delle religioni, anima la scelta riguardante il comunismo. Cioè ciò che interessa soprattutto del comunismo rivoluzionario che cos'è? È il fatto che il comunismo sia ateo, che propugni l'ateismo, perché loro dicono uccidendo la divinità togliamo quelle differenze enormi che tendono a dilaniare dal di dentro il nostro impero e questo può sopravvivere. Il comunismo viene adottato esattamente in questa maniera. Questa è la prima ragione, poi ce n'è una seconda su cui arriverò a brevissimo. La prima è proprio questa, cioè si annullava la religione e quindi le grandi differenze che avevano composto l'impero zarista. La seconda ragione è che era che un impero così grande voleva darsi una narrazione ecumenica, non potendo avere quella dei diritti umani, né tantomeno quella ormai della religione, se ne inventa un'altra che è quella della lotta di classe, cioè dire unitevi a noi tutti coloro che sono in lotta con la classe dominante, eccetera. Quindi tutti potevano abbracciare il significato dell'Unione Sovietica, proprio perché l'Unione Sovietica si faceva paladina dei lavoratori, delle classi dominate, volendole far ascendere ad una classe superiore. Dunque il comunismo viene adottato dai russi per queste due ragioni che non c'entrano niente, come vedete, con l'idea pura. C'entrano con l'oppio dei popoli, cioè con l'uccisione della divinità per eliminare la religione all'interno della comunità, così in questo caso che sia più omogenea e quindi possa sopravvivere alla notte senza scannarsi al suo interno, e poi perché questo grande impero voleva, necessitava una narrazione che fosse universalistica e l'ha trovata nella lotta di classe, non perché ci credessero in quanto tale, ma la lotta di classe appunto serviva a dire a tutti i popoli del mondo potete unirvi a noi anche attraverso la lotta di classe che è universale perché noi rappresentiamo tutti i lavoratori del mondo. Queste sono le ragioni del comunismo in Unione Sovietica. E da ultimo le ragioni del comunismo nella Cina che diventerà Repubblica Popolare, perché sono molto diverse, diversissime. Questo ci serve molto. Come abbiamo provato a capire perché hanno scelto la stessa ideologia francesi e americani, con quali differenze adesso proviamo a fare con russi e cinesi. La Cina abbraccia ufficialmente il comunismo nel 1949, quando nasce la Repubblica Popolare. Secondo la storiografia, dopo peraltro un lungo viaggio a Mosca, Mao si sarebbe convinto ad abbracciare il comunismo, l'ideologia comunista, perché è innamorato della questione dei lavoratori, eccetera, eccetera. Ma anche qui qualcosa non torna. Anche in Cina c'era vagamente una classe industriale e neppure in Cina, esattamente come in Russia, le condizioni del popolo in quanto lavoratore erano mai state veramente prese in considerazione. Era un'illuminazione troppo grande. Ciò che in realtà aveva indotto Mao ad adottare questa ideologia era una ragione puramente strategica che riguarda l'intimità stessa della strategia cinese. La strategia cinese ha un primo nucleo, che è quello di evitare che il territorio si spacchi davanti ai suoi occhi, perché questo potrebbe danneggiare fortemente il paese, cioè dividerlo in due. Storicamente la Cina è segnata da rivolte che vanno dalla campagna alla città, cioè dalla campagna all'entroterra. Perché? Anche quella di Mao era stata ciò di fatto, una rivoluzione che dalle campagne puntava alle città. Ma perché succede proprio questo e perché succede spesso in Cina? Beh, succede questo perché tendenzialmente durante il corso dei secoli la Cina prova ad aprirsi al commercio estero. Ogni volta che lo ha fatto, anzi nel corso dei millenni, ha creato sempre la stessa condizione. Quando la Cina apre al commercio estero, la costa diventa oltremodo luminosa, ricca, benestante, ma l'entroterra resta povero. Questo iato, questa differenza tra una costa che commercia e l'entroterra povera, autarchico, genera, come dicevo, da sempre rivoluzioni, rivolte dalle campagne alle città, che hanno portato anche all'ultima rivoluzione, ovviamente, quella di Mao Zedong. Allora che c'entra il comunismo? Il comunismo è economia pianificata e questo fa innamorare di sé Mao. Cioè Mao ragiona in questo modo, il nostro problema strategico più grande è che il paese si spacchi e si spacca quando la costa commercia con l'estero e il centro del paese no. Il comunismo ci viene in soccorso perché introducendo l'economia pianificata i commerci di fatto finiscono con l'esterno, questa forma di autarchia evita che il paese si spacchi. Quindi tutti dentro e tutti poverissimi. Nel momento che la costa non può più commerciare come vuole, perderà di benessere, ma a questo punto si avvicinerà proprio con il suo benessere, che a quel punto sarà una semipovertà, all'interno, e questo conta perché verranno eliminate le rivolte che altrimenti tra la campagna e la città sono sempre avvenute, sono sempre state spaventose, come è successo
con la rivolta di Mao Zedong. Quindi, come vedete, il comunismo viene preso, ricapitolando, in Unione Sovietica, che serviva ad uccidere la divinità e ad annullare le differenze religiose all'interno dell'impero. Viene invece adottato dalla Cina perché serviva ad evitare che quando la Cina si aprisse al commercio estero, il paese si spaccasse sotto gli occhi dei suoi governanti. Quindi l'idea di Mao era stata appunto tutti dentro, cioè nessuno può più commerciare con l'esterno, sebbene rimarremo tutti poverissimi. Una misura che sarà poi abbandonata alla fine degli anni 70 da Deng Xiaoping, che introdurrà nuovamente un qualcosa, cioè non l'economia pianificata, ma introdurrà l'apertura, quello che è un capitalismo di fatto della Cina, verso l'esterno. Però fino a quel momento la norma, pur mantenendo poverissimo il paese, aveva servito il suo proposito, cioè evitare rivolte dall'interno verso la costa. Viene ad arrivare a questo capitalismo spurio di adesso, che la Cina frequenta più o meno bene, ma che non è più comunismo per come lo interpretiamo. Come facciamo a dirlo? Non solo per tutto ciò che sappiamo, perché la costa cinese è diventata un'altra volta, ogni volta che si apre verso l'esterno succede, ricchissima, e mediamente se ne infischia di ciò che capita lontano da sé, cioè di ciò che capita all'interno del paese. Ed è una delle grandi preoccupazioni di Xi Jinping, avere un paese in questo modo, che si è aperto di nuovo al commercio da molti anni, che si sta arricchendo, ma soltanto in una parte. Quindi il rischio che ci siano rivolte, la campagna alla città è alto. Col comunismo si ovviava a queste rivolte proprio senza avere contatti di fatto con l'esterno, e questo era molto utile. Adesso questo capita ovviamente molto meno. Adesso vedremo, dopo le sanzioni che sono state applicate a seguito alla guerra d'Ucraina, che cosa potrà succedere alla Russia. Però credo, mi avvio davvero alla conclusione, e mi auguro di avervi dato un'idea di quali sono le scelte strategiche o geopolitiche nell'adozione di questa o quell'ideologia, come spesso ciò che ci sembra non è corrispondente necessariamente alla realtà, e che invece le ideologie vengono scelte a livello statale, oltre il loro valore come idea, se utili a questioni strategiche interne ed esterne del paese in discussione qui oggi. Questo è fondamentale da capire, per capire come vengono scelte le ideologie. In questo modo non sono funzionali agli interessi di una comunità, quando aderiscono perfettamente, altrimenti non possono essere selezionati. E tra l'altro, affascinante, l'abbiamo visto insieme, la medesima ideologia può essere adottata per ragioni diverse, ovviamente in due paesi diversi. Avevo promesso di fare presto, credo più o meno di esserci riusciti, sono quasi le 5:10, quindi io mi taccio e vi ringrazio.